start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Prima di tutto ringrazio tutti voi per i commenti che avete rilasciato al vlog, al podcast che ho fatto. Ricevo sempre tanto, tra virgolette, lo chiamo affetto, insomma, quindi vi ringrazio davvero tanto. Oggi andiamo a vedere Avendok, un gioco che è uscito ad aprile di quest'anno, resterà in Early Access fino all'anno prossimo, nel 2024 uscirà in 1.0, costa, al netto di sconti che adesso lo vedono sui 14€, prezzo pieno 16,50€. Li vale? Beh, posso dirvi di sì, secondo me, perché non vedremo molto in questo video, ma vi faccio vedere le basi iniziali, perché all'inizio mi ha ricordato moltissimo un Raft con visuale in terza persona dall'alto, in isometrica. È un gioco dove costruiremo, come vedete adesso, delle palafitte dove insediare il nostro villaggio di sopravvissuti nell'oceano, ma non solo, perché potremo automatizzare tutti i vari sistemi di raccolta e raffinazione delle risorse fino a creare addirittura razzi o sottomarini. Quindi sembra essere un bel gioco. Lo scopo di questo video è appunto farvelo conoscere, perché anch'io l'ho conosciuto per caso, perché mi ha scritto proprio lo sviluppatore, quindi lo cominciamo dall'inizio. Allora, lo chiamiamo il nostro personaggino, lo chiamiamo Indy. Uomo vestito di giallo, molto simpatica come grafica, ovviamente tipi di capelli, non credo di poter fargli la cresta, ma voglio farmi così, bello pallido come sono, così, così, dai, mi piace così. Praticamente qua abbiamo anche la possibilità di mettere accessori, ma non mi interessa, però ci dà dei valori. Ci dà più 5% di accento british, va bene. Qui sono i quirks, sono dei perk in pratica, che ne possiamo mettere. Sono bravo a procrastinare. Questo non ha effetti sul gameplay, ma tutti non hanno effetti sul gameplay, quindi coffee lover, dai, mi metto. Va bene, iniziamo. Configura il world settings. Se è il tuo primo gameplay, ti incoraggiamo a non toccarli. Non tocchiamo nulla, cominciamo così. Il mondo viene generato, graficamente è molto carino, devo dire. Ti svegli in una piccola un piccolo banco di sabbia. Sembra che tu sia spiaggiato nel mezzo dell'oceano. Trovi un po' di legno per costruire un ponte usando rocce come strumenti. Sembra che tu debba costruire più ponti ed espandere la tua base. Infatti questo è proprio l'inizio. Non hai modo di raccogliere acqua e devi trovare un modo di sopravvivere. C'è un po' di effetto grafico strano, ma non si può togliere al momento. Problema del mio monitor. Vedete che c'è un po' di tutto. Allora, ci muoviamo con WSD, vedete che, come vi dicevo, la visuale è quella isometrica, ma la meccanica è simile a quella mi verrà in mente. Il gioco dove si va con la zattera, insomma. Raft, non Rust, ma Raft, eccolo, mi è venuto in mente. Ora possiamo ruotare la visuale tenendo premuto il tasto destro del mouse, quindi possiamo guardarci, possiamo ruotarla e vediamo che ci sono delle piccole cose, c'è un faro vicino, c'è un pinguino, insomma ci sono varie cose. C'è la possibilità di costruire la base, quindi costruire usando del legname degli altri ponti, cosa che noi facciamo. Ora tecnicamente possiamo recuperare, vedete, anche questi altri pezzi di legno. Ora dobbiamo costruire una pompa, quindi vedete che qua abbiamo varie cose che non abbiamo ancora sbloccato. Dobbiamo costruire una pompa, che è questa al momento, la mettiamo qui. La pompa dell'acqua praticamente va a pescare acqua dal mare e la deposita lì. Praticamente noi cliccando qua possiamo vedere che, attivando la pompa, vedete che inizia a pompare e una volta che ha finito raccogliamo dell'acqua. Quindi l'acqua la possiamo raccogliere, vedete che ce l'ha messa nello zaino, premendo F vediamo quello che noi abbiamo attualmente nel nostro zaino. Ora, costruisci una distilleria,
ovviamente va fatta bollire e praticamente la mettiamo qui, clicco lì e vedete che mi mette l'acqua all'interno. C'è una sorta di foglia sopra che fa condensare, il sale resta dentro e l'acqua poi da vapore torna liquida e diventa depurata, insomma, per, senza sale. In questo caso la possiamo bere. Non ci sono contenitori al momento, quindi insomma adesso dobbiamo ottimizzare, perché poi ovviamente dovremmo mettere più pompe, dovremmo espandere varie cose. Abbiamo uno storage box, abbiamo anche un workshop, abbiamo un sacco di cose, un ponte, abbiamo un forno a carbone, troppo lontano, mannaggia. Vediamo se riusciamo a prendere dell'altro legname, ma non si avvicina. Vedete che la linea è destra verde, quindi dovremmo fare un ponte che va di là, ma questo riusciamo a prenderlo tranquillamente. Perfetto, raccogliamo l'acqua. Ok, una l'abbiamo raccolta, torniamo qui, prendiamo quest'altra, la rimettiamo di qua e la depositiamo all'interno e aspettiamo che finisca. Qua in alto vedete che c'è l'inquinamento, perché è molto importante, perché il mondo viene inquinato anche in base a quello che noi facciamo. Se aumenta oltre i 1000, tutti i nostri campi cresceranno lentamente. L'inquinamento diminuisce 1 al secondo in modo naturale, ma diciamo i dispositivi di filtrazione possono essere costruiti per diminuirlo con un ratio molto più veloce. Abbiamo la potenza energetica, abbiamo le persone che abbiamo al momento al nostro villaggio, zero, e abbiamo la felicità di tutti i villici. Quindi può essere visto banalmente come un gioco molto semplice, molto, molto banale come lo vediamo adesso, ma in realtà non lo è assolutamente. E vi invito, dato che non lo vedremo in questo video, ad andare a vedere la pagina Steam e vedere appunto gli screenshot o i video, perché vi renderete conto di quanto veramente questo gioco potrebbe essere molto molto intrigante. Adesso continuiamo a recuperare un po' di roba, vediamo dove build a workshop. In realtà mi dà un po' fastidio, perché beh, ho 138 tronchi, quindi posso espandere un po' l'ambientino qui, perché il workshop io lo voglio mettere qui. Lo possiamo ruotare col tasto R, io lo metterei girato così e abbiamo fatto il workshop. Intanto fatemi eliminare le notifiche qua in alto. Ricerca l'agricoltura al workshop, quindi vedete che qua possiamo fare research e quante ce ne sono early access, io vi ricordo. Ricerchiamo agricoltura. Research ci chiede 2 d'acqua, lo ricerchiamo. Ovviamente abbiamo accumulato 2 d'acqua, quindi li stiamo spendendo e a breve avremo, qua vedete in alto a sinistra, ovviamente c'è la fame e la sete. E abbiamo ricercato la casetta degli uccelli, che attrae gli uccelli e diventa sporca con gli escrementi degli uccelli, ma puoi occasionalmente trovare semi nelle loro feci. E se hai un'esca, attrae più uccelli. Abbiamo la farma e abbiamo la trappola. Ah, ok. Produce differenti risultati. Ok, allora intanto cosa dobbiamo fare? Build a farm, quindi andiamo in food, guardate quanta roba c'è. Build house no, mi interessa una farm. La farm io la metto qui e possiamo piantare qualcosa. Open the food tab, build 2 build houses. Ok, ne costruiamo 2 e mannaggia, ma non li posso mettere, cioè mi dà un po' fastidio, voglio espandere la base perché mi fa continuamente mettere roba, ma io non voglio, sono troppo lontano da andare qui. Voglio 2 build houses, quindi li mettiamo qua, uno, e costruiamo un altro qua. No, non volevo andare troppo a occupare roba. Raccogli un vegetale, clicca per prendere risorse, raw vegetables, quindi scelgo di piantare lì i vegetables, vedete che crescono. Con l'acqua opzionale possiamo andare a... facciamo che prendo dell'acqua. Pompa. Ok, lo stiamo facendo noi adesso perché serve un operatore che lo faccia. Ok, e voglio provare a mettergli dentro l'acqua, almeno fammela recuperare, che gliela butto dentro. Poi verrà tutto automatizzato. È una piccola perla questo gioco, Devo ammetterlo. Allora, intanto qua sotto abbiamo logbook, abbiamo gli achievement, gli obiettivi in pratica di missione, abbiamo i tools,
Upgrade mode, molto interessante. C'è un sacco di roba, le decorazioni, gli animali, le strutture per la felicità. C'è, si vedono anche su Steam i dance floor, quindi Dance Dance Revolution, roba del genere. Abbiamo fatto l'acqua, abbiamo preso l'acqua, vediamo se mettendo l'acqua questi crescono più rapidamente. Vediamo, clicco lì, metto l'acqua, infatti sì, cresce molto più rapidamente. Intanto andiamo alla pump e ci mettiamo. Vedete che qua con C possiamo assegnare uno dei nostri laboratori. Tra l'altro ci sono le persone, i robot, i topi e Dead Settlers, che quelli dubito possano lavorare. Adesso clicchiamo lì, mettiamo altra acqua. Intanto qua sta finendo, a breve avremo i primi vegetali. Intanto è notte. Fammi prendere questo, ho raccolto un pesce, quindi potrò cucinarlo poi. Ok, prendo un vegetale. Ora ricerca il carbone. Ricerchiamo il carbone, che è... Qual è il carbone? Charcoal, l'altro è il fertilizzante. Ricerchiamolo, ci chiede un vegetale, che è quello che abbiamo ovviamente appena raccolto. Fatemi prendere dell'altra acqua. Beh, in realtà no, non ce l'abbiamo l'acqua, quindi fatemela prendere. Qui è un peccato non poter stare qua, io starei qua a pompare acqua tutto il giorno, ma beh, intanto che stiamo ricercando il charcoal lo possiamo fare. Ne raccogliamo più di una alla volta, vediamo se ne accumula anche più di una, due infatti, e vediamo se me ne fa due direttamente. Vediamo qua, io butto dentro uno solo, uno alla volta posso farne soltanto. Perfetto, abbiamo ricercato il charcoal. Ora non è il caso di metterlo qua sopra, ma sì, invece sì. Charcoal kin, questa è la griglia. Nella base dovremmo avere charcoal kin, che mettiamo qui, che non è il massimo metterlo, però se lo metto qui non riesco più a passare. Lo voglio mettere qui nell'angolino. Colleziona 5 charcoal, input legno, e creiamo il carbone. Ok, questa è una costruzione base, quindi facciamo 5 e lo lasciamo produrre. Intanto io butto un po' d'acqua dentro, no, non ne abbiamo. Continuo a produrre mentre lui mi fa il carbone bruciando il legno, che è una meccanica assolutamente classica di tutti i giochi di sopravvivenza. Ok, 3 d'acqua, molto bene. Ora fatemi prendere il carbone, ne ho 4. Ok, l'abbiamo preso anche. Ah beh sì, ricerca cook houses. Ok, cerchiamo anche la cook houses, che è questa. Perfetto, ricerca. Fatemi un po' vedere quanto legname abbiamo. Non tantissimo. Più 6. Fammi prendere il pesce, dai. Non ne ho tantissimo, quindi non posso neanche espandere. Vedendo qui invece possiamo raccogliere a breve. Ok, abbiamo raccolto dei semi. E anche qua credo, sì. Possiamo piantarli? Sì. Gli metto anche dell'acqua. Perfetto, abbiamo ricercato il tavolo da cucina, il tavolo per mangiare, il tavolo per gli snack e la cook house. Ok, costruiamo una cook house, quindi sempre sotto cibo, credo. Cook house. La mettiamo magari qui così. No, route and out. Ok, quindi ci servono vegetali, vediamo se adesso ne abbiamo. Ma ne servono 5 e ne abbiamo solo uno, quindi bisogna produrre rapidamente mettendo acqua. No, continuiamo a produrre acqua. Io continuo a buttargli dentro acqua in questa produzione qui, 2, così che facciamo la nostra. Allora, perché in pratica la meccanica è questa: con questo produciamo semi. I semi vengono buttati qua e ci danno l'ortaggio. Questo produce con il legno, produce il carbone. Abbiamo del pesce, poi vabbè, sulla cucina potremmo pensarci poi, perché poi comunque cucineremo anche il pesce, pesce grezzo che abbiamo raccolto qua. Adesso fatemi buttare altre. Vediamo quanto, 1, ne abbiamo 2, quindi bisogna aspettare. Intanto mi metto a produrre un po' di roba. Sembrerebbe anche un po' un clicker game, ma in realtà non lo è. Cioè questo è veramente, veramente interessante.
non è fatto affatto male. Forse l'unica cosa che, vabbè, innova un pochino per questo controllo fatto così un po' alla Big Ambitions o simili. Ah, possiamo metterci anche il carbone così produciamo prima. Ok. Però ovviamente pensare di passarci decine e decine di ore ci sta, perché magari qualcuno di voi lo farà anche. Il problema è che non dovete magari essere già impegnati con altri titoli simili, perché sennò è inutile. Allora, buttiamo dentro ancora, io prendo ortaggi, me ne mancano due, dai. Aggiungo anche acqua, così facciamo di più. Raccolgo acqua, gliene aggiungiamo ancora. Così miglioriamo l'efficienza. Qua non siamo abbastanza vicini. Il legno mi inquieta perché non ne abbiamo tanto. Dobbiamo assolutamente recuperare un po' di legname. Qua possiamo, mettendoci del pesce, che ne abbiamo tre, possiamo ottenere più rapidamente. Infatti è tutto collegato insieme, molto molto carina come cosa. Recuperate foglie, recuperato pesce, quello è lontano. Dobbiamo poi, vedete che si collega col faro, quindi la nostra piattaforma può arrivare là. Intanto sta arrivando notte di nuovo, io prendo, no, non posso prendere niente. Diamo un'occhiata sulla base, c'è la rete base, lo storage, un item dropper. Tra l'altro il gioco è anche multiplayer ma sperimentale, quindi lo dicono, voi fatelo ma lo sperimentate per noi, lo testate per noi perché è buggato. Infatti questo item qui, questo oggetto, è da usare a vostro rischio e pericolo, soprattutto in multiplayer perché è estremamente buggato. Abbiamo un cannone umano che credo serva per spostare le persone molto rapidamente, un landing pad per sempre il cannone, credo. Un crane e una gru per poter sollevare le cose. E qua si va a fare, questo è un porto, si va a fare appunto la produzione automatizzata. Qua abbiamo lo snack stand, qua abbiamo il bar, abbiamo il coffee maker, sono tutte quelle cose di intrattenimento. Invece per le people, per le persone, il dining table, abbiamo la casa, quindi si può aggiungere un living space, e un letto, una town hall, cioè vedete quanta roba c'è ancora da vedere. Allora intanto prendo questi due e possiamo fare la famosissima cookhouse, che mettiamo qui e ora possiamo craftarla finalmente. Il crafting è istantaneo. Select teriyaki. Teriyaki ci chiede un ortaggio, un pesce, un'acqua e 4 di carbone. Lo seleziono. Allora aggiungiamo questi. No, il pesce ce l'ho, l'acqua non ce l'ho. Qui bisogna mettersi all'opera. Fammelo prendere. Allora ci mettiamo all'opera e produciamo subito del carbone. Qua stiamo facendo degli ortaggi. Qua pompiamo dell'acqua e poi andiamo a subito a fare quello che ci manca. Allora il carbone lo stiamo facendo. L'acqua la dobbiamo fare, credo, perché non l'abbiamo messa. Infatti adesso premo esco, ne produco un paio, mi riprendo il carbone, tanto prendo il legname, uno, oh, perfetto, prendere legno, fammi rimettere il carbone. Ok, adesso facciamo quello. Oh, sta iniziando a piovere, a breve arriva l'ortaggio. Perfetto, abbiamo tanta acqua da smeltare. Put out fire. Ok, bellino, ci ha fatto scegliere se usare l'acqua marcia che avevamo, quella diciamo salata, e l'abbiamo usata tutta. E per spegnere il fuoco potevamo usare anche l'altra, ma ho scelto quella lì. Bellina sta cosa, veloce, senza perdere troppo tempo, è stata una scelta di istinto. Bene, basta così, abbiamo l'acqua pulita, gliela butto anche quella. Ci manca solo l'ortaggio che è qua pronto per essere raccolto. Ora facciamo il nostro piatto. Mancava solo questo. No worker, ci pensiamo noi e cuciniamo. Bellina la visuale così. Perfetto, ora
andiamo qui, fatemi recuperare questo, e cerchiamo il porto Pier, che ci chiede legno. Perfetto, 2 secondi di ricerca, poco altro, e credo che questo vada a cambiare tantissimo il gameplay ora, perché col porto possiamo andare, fatemi prendere altra roba, lo posso fare lì, e arrivano i primi direttamente da raft. Fatemi fare, ok, legno praticamente quasi finito. Parlaci, ok, ci parliamo. Non mi aspettavo di vedere un altro sopravvissuto e qui pensavo di essere bloccato parlando di pallavolo per il resto della mia vita. Chi sei tu? Chiamami Alfa. Stavo navigando da giorni quando sono finito in questo naufragio, insomma, in questo crash site. Sembra che non ci sia spazio a bordo. Aspetterò fino a che tu non mi costruisca una nuova casa. Quindi, Grow Burger in Farm. Ora c'è un'altra farm. No, ma lui ha detto che vuole una casa, quindi gli faremo una casa. Però anche la casa non ce l'abbiamo. Ricerca housing. Beh, ricerchiamo housing. Quello lì. Ah, ci serve la carne, è vero. Allora, nella farm noi tecnicamente dovremmo poter creare Lack Input. No, ma vorrei capire come fare. Dining Table. Vicino al cookhouse per mangiare, no. In realtà abbiamo fatto la farm e vedete che qua produce questo. Dobbiamo trovare qualcosa che produca la carne. Ma onestamente non saprei dove andare a farlo, però. A meno che... Output full. No, dobbiamo fare delle trappole. Poi ci prende il... Mannaggia, ci fa... Non sono sicuro, ma io la piazzo. No, ci prende il pesce qua. Scegli una... No, non è quella che ci serve. Ma trovare il modo di fare la carne. Perché qua il consiglio è... Grow Burger in Farms. Ma la farm non mi fa scegliere che cosa fare. Sì, raw meat, eccolo qua. Ok, capito. Molto, molto facile come cosa. Dobbiamo fare 2 di carne, mi sta appassionando. Una cassa. Merda. Vabbè, vabbè, lasciamo la trappola, tanto... Salve, cosa vuoi? Ok, lui aspetta una casa e gliela faremo la casa. Fammi prendere un altro po' di legna. La meccanica è quella di raft, pari. Adesso ho portato la visuale. Allora, continuiamo il pompaggio dell'acqua. E butteremo dell'acqua pulita adesso all'interno del... Adesso qua la possiamo già raccogliere una, ne prendo 2. Andiamo a pulirla, perché aspetta, no, ok, ottimo, abbiamo preso un po' di roba. Metto l'acqua qui in modo da recuperare 90 secondi ancora. Cavoli, però ci serve un sacco di roba, dobbiamo attendere.
pesce troppo grande per prenderlo, infatti servirà qualche orpello in più. Acqua, acqua. Fatemi prendere ancora un po' di queste. Metto dell'altra acqua. Prendi, prendi, prendi. La ricerca dell'Ausin ne chiede due però. Sì. Dobbiamo aspettare, aspettare un attimino. Intanto vediamo se c'è il pinguino là. Civilization. Ho cliccato su qualcosa. Non ho cliccato certo sul pinguino, ho cliccato su questo. Pollution, ok, interessante, però mi mette in pausa tutto. È interessante perché comunque si parla anche di robot e di altre cose, quindi è interessante. Mettiamogli il cavolo sopra e vediamo. Cassa, magari troviamo qualcosa di cibo giù, che poi adesso ci possiamo muovere anche abbastanza facilmente, quindi... Quindi magari con qualche cassa troviamo i panini. Ok, qua la carne è cresciuta, cresce. E qua possiamo raccogliere, vedete, gli output sono vari. E possiamo trovare anche la carne. Ci vogliono mediamente 300 secondi per trovare della carne anche lì. Posso buttargli altra acqua pulita in modo da aumentarla un po'. Quello no. Sì, ma tu pazienta che a breve avrai la tua casetta. Adesso c'è da aspettare, c'è poco da fare. Qua c'è l'upgrade, la possibilità con 4 di vetro. Faccio l'upgrade. Non so cosa abbia cambiato, però... Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Cook. Mi faceva scegliere la priorità. No. Ok, sì. Pasta, cioccolato e altre cose, ma non ci interessano. Dai che qua tra poco arriva. No, è già arrivato. Perfetto, possiamo fare la ricerca dell'housing. Anche senza che il gioco me lo dica, c'ero già arrivato. Cerchiamo l'housing. 30 secondi. E facciamo la prima casa per lui. Intanto magari facciamo un'altra zona. E vorrei renderla così io riesco ad ottenere. Sì, non ne consuma tantissimi, dire la verità, quindi si potrebbe fare tutto un po' doppio in modo da. Qua non si può costruire, possiamo fare di qua però. Un ponte serve qua. Ok, abbiamo cercato l'housing, qua ci chiede dei lingotti che non abbiamo perché ne abbiamo solo due e ne servono cinque. Tuttavia possiamo fare l'housing, per l'housing, ok, e piazziamo una casetta, non è bellissima la casa qua così, ma la metteremo qui. Perfetto, abbiamo la casa e possiamo finalmente invitare il settler a bordo. Ok, fantastico, e lui lo possiamo poi andare a mettere in una di queste cose qui. Quindi sta già iniziando a lavorare. Sta già portando l'acqua. Ok, sta già lavorando per i fatti suoi. Ricerca a rocce. Ragazzi, io continuerei anche per tutto il tempo. Però. Comfort Homes. Sleeping Rocks. Ma direi che possiamo anche finire qui. Questo era Avendox. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E Avendoc, senza la S, scusate. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Prezzo esatto è di 16,49 euro prezzo pieno, 14,84 scontato. Sarà scontato per ancora poche ore, credo, dal momento in cui sto rilasciando il video. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!